La clonazione umana è un argomento di grande importanza etica e morale che deve essere affrontato con attenzione e cautela. Nonostante possa sembrare un problema lontano dalla nostra vita quotidiana, la questione della clonazione umana ha profonde implicazioni sul modo in cui concepiamo gli esseri umani e il nostro rapporto con la creazione divina. In particolare, la clonazione umana solleva importanti questioni sul nostro mandato di amministratori della creazione divina e sul modo in cui intendiamo gli esseri umani come fatti a immagine di Dio. Pertanto è nostro dovere affrontare questo tema con serietà e attenzione. Quando si parla di clonazione umana, è importante distinguere tra due tipi di clonazione: la clonazione di ricerca e la clonazione riproduttiva. Mentre la clonazione di ricerca, chiamata anche clonazione terapeutica, ha lo scopo di curare le malattie genetiche, la clonazione riproduttiva mira a creare un nuovo individuo a partire dal DNA di un altro essere umano. La clonazione riproduttiva solleva molte questioni etiche e morali, e la risposta è che a mio avviso non dovrebbe essere permessa. La creazione di un essere umano attraverso la clonazione riproduttiva violerebbe i principi fondamentali della dignità umana e della creazione divina e porterebbe a conseguenze inimmaginabili per la società e per l'individuo clonato stesso. In altre parole, esiste un'altra forma di tecnologia di riproduzione assistita che a mio parere è molto diversa. Tornerò su questo punto in seguito. In questa tecnologia si prende il gamete della donna e si rimuove il nucleo, ottenendo così un ovulo enucleato. Successivamente si preleva una cellula dal padre o da un altro donatore, che viene chiamata cellula somatica, e da essa si effettua il trasferimento nucleare della cellula somatica. Si tratta di una cellula non riproduttiva del corpo, che viene fusa con l'ovulo enucleato mediante un trattamento chimico o una carica elettrica, simulando così la fecondazione. Se la fusione avviene con successo, inizia la divisione cellulare e si ottiene un embrione. Nella clonazione riproduttiva, questo nuovo embrione, esattamente come avviene nella fecondazione in vitro, viene impiantato nell'utero della donna. Invece, nella clonazione di ricerca o terapeutica, si utilizza esattamente la stessa procedura fino al momento in cui si ottiene l'embrione. Successivamente si raccolgono le cellule staminali da quell'embrione, distruggendolo di conseguenza. Nonostante si parli spesso di questa procedura come se fosse completamente diversa, in realtà è la stessa procedura fino a quando non si raggiunge l'embrione. La ragione per distruggere l'embrione è la stessa della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Gli scienziati le utilizzano nella ricerca, nella speranza di trovare cure per varie malattie o di acquisire maggiori conoscenze sul primo sviluppo umano. Ma come dovremmo valutare queste procedure? La mia risposta alla domanda «la clonazione è etica?» è no, nessuna delle due forme lo è. La stragrande maggioranza delle persone è contraria alla clonazione riproduttiva, tuttavia alcune sono favorevoli alla clonazione a scopo di ricerca e ritengono che dovremmo proseguire in questa direzione. Negli Stati Uniti, alcune leggi consentono la clonazione a fini di ricerca, ma proibiscono la clonazione riproduttiva. Questo aspetto è interessante, ma anche tragico, perché in base alla legge è possibile creare un essere umano tramite la clonazione, ma poi quest'ultimo deve essere distrutto. In alcuni stati che consentono la clonazione a scopo di ricerca, si richiede la distruzione dell'embrione umano. Questo non è accettabile. Pertanto, la prima e più basilare obiezione alla clonazione umana, in particolare alla ricerca sulla clonazione, è la distruzione degli embrioni umani creati esclusivamente per essere distrutti. Quando si parla di clonazione riproduttiva, ci sono ancora problemi riguardanti i rischi per le vite umane e la distruzione. Nei test sugli animali possiamo pensare al grande successo della pecora Dolly, avvenuto 20 anni fa. Tuttavia, questo successo è stato raggiunto solo dopo ben oltre 200 tentativi falliti di clonazione, 277 per essere precisi. Ma quando si parla di esseri umani, siamo veramente pronti a permettere la morte di così tanti embrioni umani per perfezionare questa tecnica? Anche se lo facessimo, ci sarebbero ancora i rischi che abbiamo visto nei test sugli animali, tra cui rischi di deformità
e molti altri. Siamo veramente disposti a correre questi rischi? E ci chiediamo mai se siamo in una posizione in cui possiamo permetterci di correre questi rischi? Dopotutto, pensano gli scienziati, non stiamo mica rischiando qualcosa su noi stessi, ma su qualcun altro che non ha il consenso in materia perché non è ancora creato. Tutto ciò mi porta a dire che anche il tentativo di clonazione riproduttiva dovrebbe essere fermato prima che inizi. C'è anche la preoccupazione che, poiché la clonazione per scopi di ricerca è consentita in generale negli Stati Uniti, almeno dove è consentita, questa possa portare alla clonazione riproduttiva. Se gli scienziati sono in grado di perfezionare la clonazione umana, anche solo per scopi di ricerca, dopo aver creato quegli embrioni, qualcuno cercherà di usarli per creare un essere umano. Sarebbe quindi opportuno considerare le potenziali implicazioni che l'essere umano potrebbe sopportare per anni a causa del nostro interesse per la clonazione. Inoltre, una seconda grande preoccupazione riguardante la clonazione riproduttiva è la sua natura innaturale e l'impatto che potrebbe avere sull'istituzione matrimoniale. Infatti, nel matrimonio, la prole nasce dall'unione della carne del marito e della moglie, che dà vita a un figlio che è in parte da sua madre e in parte dal padre. La scrittura dice: e i due saranno una sola carne. Nessuno dei due è completamente coinvolto, ma in varie forme di tecnologie di riproduzione assistita questo aspetto può essere mantenuto. Tuttavia, la clonazione riproduttiva rappresenta una situazione del tutto differente. Nel caso di clonazione riproduttiva, il bambino che nasce è una replica esatta del donatore, che potrebbe essere il padre, e ciò significa che il DNA del padre viene replicato esattamente in quello del clone figlio. È proprio il suo DNA che viene messo con l'ovulo enucleato della madre, e di conseguenza il bambino che nasce è essenzialmente un gemello identico del padre. E bisogna riflettere molto attentamente su questa realtà. Anche se il bambino che nasce è il figlio del padre, in termini di DNA è anche il fratello gemello del padre. Tale situazione potrebbe sconvolgere l'ordine delle relazioni in famiglia e nel matrimonio, ed è per questo che non dovremmo nemmeno tentare di clonare esseri umani ai fini riproduttivi. Desidero sollevare un'altra considerazione riguardo la clonazione riproduttiva. Alcune delle prospettive di questa clonazione prevedono la creazione di un bambino che possa essere una corrispondenza per qualcuno che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo o di un rene, o di qualcosa del genere. Ciò implicherebbe che il bambino sarebbe creato solo allo scopo di soddisfare i bisogni di un altro individuo, il che comporterebbe un trattamento strumentale del bambino clonato e la privazione della sua dignità umana che spetta di diritto a tutti gli esseri umani. Anche se la madre e il padre amano profondamente questo bambino clonato, rimarrebbe comunque il fatto che il motivo per cui è stato messo in vita sarebbe unicamente quello di fornire qualcosa di cui il fratello o qualcun altro ha bisogno. E se poi il clone muore, non ci fa niente, perché lui è stato creato proprio per questo motivo. Nel 2009 è stato distribuito negli Stati Uniti il film La custode di mia sorella, il quale, sebbene non tratti direttamente della clonazione riproduttiva, ne anticipa il concetto attraverso la vicenda di Kate, un'adolescente affetta da leucemia acuta che necessita di sangue e di trapianto di midollo spinale. Poiché i genitori si rivelano incompatibili come donatori, il medico suggerisce loro di concepire in vitro un altro figlio per utilizzarlo come donatore di midollo per la figlia Kate. Successivamente, la bambina su misura, di nome Anna, nonostante la sua età, comincia a percepirsi come vittima di sfruttamento e violazione dei propri diritti umani e, con l'assistenza di un legale, tenta di ottenere l'emancipazione medica. Per evitare di svelarvi la trama del film, non aggiungo ulteriori dettagli. Tuttavia, questo breve riassunto dimostra come le vicende narrate in un film possano diventare realtà, poiché persino l'industria cinematografica ha intuito sino a che punto potrebbe giungere la creazione di esseri umani da utilizzare a scopi medici. Inoltre, una delle principali preoccupazioni che ho riguardo alle prospettive della clonazione riproduttiva umana riguarda la possibilità dell'eugenetica. Ciò comporterebbe l'ingegnerizzazione positiva di tratti nella razza umana o l'eliminazione di tratti difettosi. Ritengo che noi esseri umani
non abbiamo la saggezza per ingegnerizzare noi stessi, né tantomeno l'intera razza umana. Si tratta di un hybris che segna davvero una visione del mondo separata da Dio. Quando Dio ci ha dato il dominio e l'amministrazione su ciò che ha creato, non ha incluso la riprogettazione o riprogrammazione della razza umana. Solo Dio ha la sovranità e la saggezza per crearci e solo Lui può farlo.